faccio il countdown così almeno sei... Grande Paolo, dove sei in questo momento? Buongiorno Monti, sono a Houston. Se devo essere preciso, è Lee City, che è un piccolo, diciamo, piccolo paesino a sud di Houston, attaccato alla NASA, perché la NASA è un piccolo, dico piccolo, perché tutte le volte mi sembra grande come il mio paese in Brianza, 6.000 abitanti. E quando passo via dal cartello Welcome to Lee City, popolazione 110.000, rimango un attimo così, ma dove sono? 110.000, ma dove sono? Quindi è un piccolo paesino perso nelle praterie del Texas. Vi ricordate Galveston di Tex Willer? Tex Willer. Idea di Galveston. Galveston non è lontano da qua. Grande. Ma è praticamente quando ho detto, cacchio, mi collego con Paolo da Houston, e c'è la solita battuta, Houston abbiamo un problema con cui tu avrai convissuto per 40 anni. Ma la uso sempre anch'io, quindi Houston non abbiamo un problema, o così come mi piace, non so se ti dire, vabbè, tu sei giovane, quindi, ma c'era questo, qui, New York, vi parla Ruggero Orlando, qui Capo Kennedy, e quindi vi faccio qui Houston, vi parla Paolo Nespoli. Ok, anche questa oramai l'abbiamo usata un po'. Ascoltami Paolo, allora partiamo da questo coronavirus, dove in realtà ho letto questo articolo anche sul New York Times, sempre legato alla solitudine, consigli di astronauti per la solitudine, eccetera. E, diciamo, è un po' scontato come ragionamento, però oggettivamente, con le doverose differenze, perché siamo in una solitudine dove per molti la solitudine è connessi a internet, mentre guardano Netflix, mentre ordinano su Deliveroo, cioè, diciamo, una solitudine un po' poco solitaria, però ugualmente le persone devono stare in casa e non sono abituate spesso a restare in casa forzatamente. E allora volevo partire da lì. Qual è, diciamo, la tua esperienza da astronauta che ha vissuto dei momenti di solitudine estremi o condizioni estreme, e quali sono magari degli accorgimenti, dei suggerimenti che ti sentiresti di dare? E soprattutto, però, prima di cominciare, volevo un tuo feedback su questa situazione coronavirus, com'è lì da te in questo momento? Ma allora, tanto per cominciare, qui negli Stati Uniti diciamo che il bubbone è scoppiato da poco. Mi sembra di essere in Italia 3 settimane fa, un mese fa, insomma. Io sono partito dall'Italia il 25 di febbraio, proprio giusto quando stava esplodendo la cosa, perché io teoricamente, cioè no, formalmente sono ancora residente qua negli Stati Uniti con la famiglia è qua, i bambini vanno a scuola. Io vado avanti e indietro con l'Italia, sto cercando di spostarmi, pensavamo di farti di spostarmi, ma insomma avevo paura di rimanere separato, ecco, loro qui da soli, mia moglie e 2 figli sicuramente, e quindi niente, sono venuto in fretta e furia e sono partito in una situazione in Italia dove c'era oramai questa consapevolezza che qualcosa di forte stava accadendo e che dovevamo lavorare tutti assieme. Ecco, sì. Mi sembra che qui siamo più o meno così, dove sì, è uscito l'altro ieri l'ordine del giudice della contea di stare a casa, di queste cose così, ma tanto la gente in giro, i negozi, vanno a fare la spesa, esco fuori, trovo gente per strada, che va bene, quegli spazi sono grandi, per cui non è, anzi, uscire fuori è così, però c'è sempre queste cose di carattere sociale, no? L'altro giorno avevo i capelli lunghissimi, oramai una decina di giorni fa, i capelli lunghissimi, sono andato a vedere com'era la situazione dal parrucchiere, non c'era nessuno, sono entrato, mi sono fatto tagliare i capelli veloci e sono arrivati 2 vecchietti, giuro avranno avuto, non lo so, mi sembrava 150 anni, perché lui aveva con questo triciclo, entrava, faceva un passo e faceva... Oh, senza okay. Capelli. Dico io, ma cosa vai dal parrucchiere? Senti i capelli così, che anche solo non respiri. Cioè c'è questa cosa così. Quindi piano piano si comincia, vabbè, vedremo, questa è la situazione qua. Io spero che me la cavo, no? Nel senso che con più queste cose succedono, con più ci sono delle lezioni. È chiaro che i primi pagano lo scotto di non di fare un po' gli apripista, e i cinesi hanno sicuramente fatto così, noi italiani ancora non riusciamo a capire del perché siamo così massacrati nel nord Italia, ma insomma prima o poi lo capiremo, e quindi bene queste cose. Se posso, Monti, non vorrei è interessante come il comune ha messo dei cartelli, qua fuori c'è un piccolo
parchetto con i giochi dei bambini, queste cose così, no? I miei bambini vanno sempre lì a giocare e ci hanno messo un cartello, non hanno chiuso, ma c'è scritto: attenzione, se giocate qua o se entrate qua lo fate a vostro rischio e pericolo. Il comune non è legalmente responsabile se voi prendete il coronavirus. Cioè, si sono preoccupati delle questioni legali, non delle questioni pratiche. Siamo Wow. ancora così, spero che le cose cambieranno velocemente. Ok, per cui diciamo, ad oggi tu sei quarantenato obbligatorio, cioè devi stare a casa oppure No, no? allora la quarantena me l'ha fatta fare mia moglie, che come sono arrivato dall'Italia mi ha messo nella camera degli ospiti, bagno degli ospiti, e lì ero. Quindi sono fatto 14 giorni praticamente, dove se uscivo a mangiare ero nell'altra parte del tavolo, non toccavo niente, non facevo niente, non parlavo, non respiravo, mangiavo e ritornavo qua. Dopo 14 giorni, senza nessun sintomo, senza niente, allora le cose si sono rilassate un po'. Siamo in casa, cerchiamo di uscire solo per il necessario. Non siamo quarantenati, non è, cioè, c'è un ordine o c'è una raccomandazione di non uscire di casa se non in caso di necessità. Hanno chiuso i ristoranti, quindi tutti i ristoranti qua fanno solo il takeaway Ok. e niente, siamo così oggi. Ok. Qua invece, dove sono io in Inghilterra, peraltro notizia di oggi, non so se hai ancora letto i giornali, che ore sono da te in No, questo sono le momento? 9 di mattina, quindi. Boris Johnson ha preso il coronavirus, quindi questa è la notizia, capito? Quindi dall'immunità di gregge a Boris Johnson col coronavirus, insomma, Vabbè, questo è. dimostra che cosa dovrebbe fare un bravo cittadino: prendere il coronavirus e se sopravvive va bene. Adesso dovrebbe stare quarantenato, giusto? Sì, lo quarantenneranno, ha detto però che continua a lavorare per il paese, insomma, gli auguriamo il meglio. Assolutamente. E in caso di quarantena, quindi tu, quando tua moglie ti ha messo in quarantena, come l'hai affrontata? Ma se devo essere sincero, sono arrivato dall'Italia che ero piuttosto sbatacchiato, perché mi sto rendendo conto adesso, quando sono in questa situazione abbastanza tranquilla, che la mia vita normale è molto frastornata, perché ho tutta una serie di attività avanti e indietro, non sono mai fermo. Quando sono in Italia non ho neanche un posto dove stare, quindi sono, che ne so, un po' in albergo di qui, un po' in albergo di là. È bella questa quarantena perché c'hai ogni tanto la moglie, o comunque che viene, ti porta Il il caffè servizio. perché è ancora presto. Lo stava facendo prima di partire. Senti, ma me lo porti? Grazie, grazie, grazie. Wow. E quindi niente, c'è cioè, questa convivenza così, no? Sono arrivato e mi sono reso conto che ero frastornato, ero così. Difatti, è come al solito, per i primi 3 o 4 giorni, il cambiamento di fuso orario, ti svegli di notte, ti svegli di giorno, non sai che ore sono, queste cose così. E il fatto di non dover fare come al solito, cioè io quando arrivo qua devo subito fare qualcosa. Mi ricordo, adesso non sono più astronauta attivo, ma era tipico che tu arrivi, che ne so, alle 10 di sera frastornato dall'altra parte del mondo, e alle 7:30 di mattina, il giorno dopo, sei in addestramento fino alle 8 di Wow. sera. E ogni tanto sei lì che ti si chiudono gli occhi, ma da un lato questo ti aiuta a ritornare velocemente in sincronia con l'ora normale, dall'altro si accumula la stanchezza. E devo dire che in questi 14 giorni io mi sono ripreso, cioè l'ho visto come un momento di Relax. ripresa, di relax, e lo capisco ora che ero veramente sotto stress. Quindi l'ho visto così, l'ho girato dicendo: guarda che bello, mai successo negli ultimi 15 anni di avere 15 giorni dove sono tranquillo e posso riposarmi. Senti, beh, tornando al tema del suggerimento per affrontare periodi di solitudine, più che solitudine, secondo me, il periodo sarà estremamente duro perché ha un impatto enorme, insomma, sull'economia e sulla società in tutti i paesi, ecco, non solo in Italia. Volevo provare a attingere un po' di tuoi consigli e mi aggancio a una domanda che ti fa in chat Gabriele Bolzoni, che in sostanza dice: in un allenamento per diventare astronauta hai sia la parte fisica sia la parte mentale. No, per riuscire a reggere, affrontare al meglio anche lunghi periodi nello spazio, eccetera, eccetera. E quindi quali sono,
dalla tua esperienza, anche magari se hai degli aneddoti su questo, dei suggerimenti che puoi dare a delle persone comuni mortali che invece non hanno mai avuto nessun tipo di addestramento. Ma diciamo che dei suggerimenti relativamente semplici, no? La prima cosa è che bisogna, secondo me, avere un obiettivo preciso in mente, e deve essere un obiettivo shared, come dicono in inglese, comunque un obiettivo comune, perché se uno va in un lato, uno va in un altro, le cose. Invece quando si va tutti assieme per un obiettivo su una strada chiara, è molto più semplice seguirla e si capisce anche cosa stanno facendo gli altri. Oggi, per quanto mi riguarda, come esseri umani abbiamo questo obiettivo di trovare il bando della matassa rispetto a questo coronavirus e capire come fare a risolvere questa situazione. Spero che in futuro ci serva anche per capire che, insomma, ci sono delle cose che noi facciamo in questo pianeta, o ci sono delle altre cose che la natura fa che non sempre, cioè dobbiamo stare attenti a queste cose. Comunque avere un obiettivo comune è sicuramente importante. E nell'ambito di questo obiettivo comune poi ci sono tutta una serie di cose che si possono fare, che ne so, per esempio capire quali sono i ruoli di ognuno, prendersi cura di se stessi, ma anche curarsi gli altri, spiegare, dire, parlare quelle che sono le proprie intenzioni, allargare un po' quello che è il nostro livello di tolleranza, perché insomma in questa situazione dobbiamo essere tolleranti. E un'altra cosa interessante e che mi viene da pensare è che quando sei nella navicella spaziale, sì, il posto è piccolo, ma paradossalmente allora, la stazione spaziale è grande, ma sì, la navicella Soyuz, quella che ti porta su, è veramente, vi dico che è una cosa incredibile, dove non so neanche come fai a entrare in tre. Ma... cioè, quando ti mettono dentro da solo, tu dici, sì, io non ci sto da solo, qui figurati in tre, cioè non c'è. Wow, problema. Ok. E quando ti impacchetti dentro, cioè i primi 15 secondi ti viene... e quindi io respiro. Ok. E poi penso... meno male che sono dentro, perché se fossi fuori morirei. Giusto. E quindi rigiro il coso dove penso, questo è il posto dove essere, questo, non fuori. E quindi trasformare la casa, farla diventare il posto safe, il posto sicuro, il posto dove conosci le cose, il posto dove ci sono le persone che conosci, le cose che conosci, è il tuo posto, è fuori che non è il caso di andare. Quindi essere in armonia e in pace dove, col posto dove sei. Senti, mi hai subito acceso la curiosità. Dimmi com'è quel momento quando stai per andare su con la navicella, sia il momento quando c'è il counter da film che dici no, magari ho cambiato idea, fermatevi. Puoi ancora dire ho cambiato idea quando fanno il 10-9? Non puoi dire ho cambiato idea, non voglio andare, devo andare un attimo. Non ti puoi più fermare lì. Cioè, ma... quando parte il countdown, devi andare. No, vabbè, ma mettiti nei panni di un astronauta che ha lavorato. Io, allora, volevo fare l'astronauta da bambino. Quando avevo 10 anni vedevo gli astronauti sulla Luna. Ho dovuto aspettare 25 anni per capire che forse ce la potevo fare e cominciare a lavorare. Ci sono voluti più di 10 anni o 15 per essere selezionato come astronauta, e dopodiché ci sono voluti altri 10 anni prima di volare nello spazio. Tieni presente, il mio primo volo io avevo 50 anni compiuti. Wow. Per cui sembra un po' paradossale che nel momento in cui finalmente stai, dici basta, sei a 10 secondi canto la rovescia e tu dici fermi, ho cambiato idea. Pensato, cioè si potrebbe, cioè, forse, cioè, però insomma non penso che funzioni proprio così. E, tra l'altro, se posso, Manti, abbiamo un attimo di tempo, raccontare un aneddoto. Ma certo. No? Perché quando siamo partiti nel primo volo c'era brutto tempo. Ora, lo shuttle, per lanciare lo shuttle era un'impresa, nel senso che c'erano così tanti parametri che devono essere precisi
che era tipico nei lanci dello shuttle che qualcosa non funzionasse e quindi rimandavano il lancio. Quindi, guarda che io sono stato a Capo Kennedy perché ho lavorato lì anche in queste cose, c'è stato un lancio, mi ricordo, l'hanno rimandato 13 volte. C'era sempre una ragione, non so, una barca che entrava a 100 miglia su dal coso, cioè, mi ricordo ancora queste cose incredibili dove la gente era lì per vedere il lancio, stava 2 o 3 giorni e poi andava via, non è che può stare lì tutta la vita questo lancio. Addirittura a un certo punto, una volta un sensore, una volta questo, una volta quell'altro, e una volta non hanno lanciato, e mi ricordo ancora che uno di questi, un incallito che era rimasto lì per 10 giorni, dice: ma perché non hanno lanciato oggi? E io con questa faccia così gli ho detto: perché c'è brutto tempo a Zaragoza in Spagna. Questo mi ha Ma dai. guardato e mi fa: mi stai prendendo in giro? O no, guarda, c'è brutto tempo perché è una delle piste dove potrebbe rientrare, se c'è brutto tempo non può atterrare, quindi non possono lanciare. Poi comunque, quando è stato il nostro turno, brutto tempo, cioè c'era pioggia, quindi abbiamo detto: vabbè, facciamo questa cosa, tanto non lanceremo mai. Salta. Infatti siamo usciti vestiti, bardati, va anche bene se lo fai una volta o due. Così entri nel ritmo, se lo fai 12 volte poi non ce la fai più, ma una volta, due va bene. Allora, vabbè, la prima volta l'abbiamo preso come un esercizio, no? Perché, ci hanno portato dentro, ci hanno infilato dentro, ci hanno avuto 4 ore, 5 ore così, e poi niente, cioè, sei dentro un'ora, prima, intanto che fanno tutte le cose, sgomberano tutto, eccetera, eccetera. E tanto non lanciamo, quando siamo arrivati lì pioveva, Certo. scrosciava acqua dappertutto, nuvoloni dappertutto, quindi non lanciamo, non lanciamo. Tanto è vero che appena se ne sono andati, hanno chiuso boccaporti, se ne sono andati, noi abbiamo cominciato a sganciarci. Ci siamo sganciati le cinture di sicurezza, sotto abbiamo cominciato a muoverci, tirato fuori il panino, un paio si era portato un panino perché si sa mai che si Panino. viene fame Ma mentre come? vai Ma gli su. astronauti non possono mangiare il panino. Ci avete tutte le pilloline, quelle robe. Il panino, Vabbè, vabbè. noi avevamo il panino imboscato nella tasca del coso, il panino, queste cose così, abbiamo cominciato a scherzare e intanto sentivamo sotto, no, il centro di controllo Houston, facciamo tutte le loro teste, le loro cose, vabbè. A un certo punto sentiamo addirittura che dice: sospettiamo che ci sia del ghiaccio, quindi stiamo mandando il team del ghiaccio. Eh sì, ci siamo guardati, vabbè, se mandano il team del ghiaccio, non È si lancia, finito, ma cioè. neanche, per cui abbiamo continuato, se posso usare il termine, a A cazzeggiare, cazzeggiare, tutti eh? tranquilli, no? Panino, fai questo, fai quell'altro, queste cose qua. E perché, tra l'altro, noi eravamo sotto, sai, lo shuttle c'ha due cose, sopra il comandante, tutti così, noi sotto, Leo, vabbè. Insomma, morale della favola. A un certo punto il team del ghiaccio, sentiamo che fa il report, queste cose, intanto vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti, e a un certo punto si sente: T-9 and counting, we restart the countdown. Quindi noi ci vogliamo fare. Hanno ricominciato il countdown. Boh, vabbè, perché non hanno, perché di solito a T-9 ti fermano, ciao, arrivederci. No, hanno ricominciato. Vabbè, ok, abbiamo continuato a cazzeggiare e siamo arrivati 60 seconds to launch. Non ci credo. E ci siamo guardati dicendo: vuoi vedere che ci lanciano? No! Allora, metti via il panino, metti via l'acqua, aggancia le cinture. No, non ce la faccio la cintura. E giuro, 10, 9, 8, la cintura, 7, 6, 5, 4, ci siamo, 3, 2. E è partito questo treno che ci è arrivato sulle spalle. Quindi, cioè, voglio dire, questa è stata un po' la goliardia, no? Sono Pazzesco. anche questi momenti. Ecco, una cosa che volevo dire che è importante è che buona parte di questa tensione, di questa cosa, la smorti con la goliardia. E devo dire che noi eravamo così goliardi, cioè, ci prendevamo in giro vicende, ironia, goliardi, battute, tutte queste cose, per cui smorta un po', e forse è quello che dovremmo fare anche in casa, no? Riprendere un attimo. Super. Farsi gli scherzettini, le battute, andare a pungolare, queste cose così, insomma, ecco. Dimmi com'è quella sensazione quando vai su e sgancia e tu vai su fisicamente, come ti alleni? Ti alleni su dei simulatori per simulare quel tipo di pressione che c'hai andando su? Com'è? Ma sai, Monti, dovrei dire innanzitutto che, contrariamente a quello che si pensa, non è una cosa da sono vivo per miracolo. Diciamo che una persona normale, in
buona salute, cioè uno di quello che fa sport normale, sta il certificato che ti danno autorizzato ad andare in piscina. Sì. Una persona così sosterrebbe un lancio senza grossi problemi. Tra l'altro, normalmente noi come astronauti, cioè come equipaggio della navicella, noi ci focalizziamo su quelle che sono le operazioni e sulle possibili problematiche. Quindi quell'anno o due o tre o quattro, cinque o sei di addestramento ti vengono fatti per farti imparare come equipaggio a poter rispondere a qualsiasi situazione anomala, di emergenza o queste cose così. Le sollecitazioni fisiche non le provi, non le puoi sentire sulla Terra. Quello che fanno, quello che hanno fatto con noi è che ci hanno fatto fare un giro in centrifuga. Ecco, quello sì, ti sbatto in una centrifuga e cominciano a farti girare e allora lì ti danno tutte le sollecitazioni del caso. E devo dire che quando cominci a essere schiacciato dentro, cominci a sentire un po' la cosa. Ma lo shuttle, devo dire, era anche abbastanza benigno, perché era limitato a 3G di accelerazione, no? 3G è come se tu fossi sdraiato per terra e ti si infilassero sopra tre persone. Ecco, questo è quello che senti, pesi tre volte tanto. Ma tieni presente che sulla navicella russa Soyuz le cose sono molto più brutali. Tanto è vero che anche con i russi abbiamo fatto la centrifuga e con i russi ci sono delle procedure. Diciamo che la navicella normalmente arriva sui 4-5G, che è già molto di più di 3, ma nelle procedure d'emergenza potrebbe arrivare a 8, 9, 10G, 12G, e quindi quello che fanno è che ti mettono in centrifuga e ti fanno provare che cosa vuol dire essere 8G sostenuti, per cui lì è tosta la situazione. Però insomma, ripeto, non è che si può fare, ecco, mettiamola così. Okay. Non è che devi essere Superman, o devi aver fatto, che ne so, il Worldwide Wrestling per essere grato di supportare queste cose. Però scusa, c'è il momento del lancio, immagino avrai tutta la pressione addosso, nei film vedi sempre il protagonista che è lì, che sta per morire, mentre lo sta lanciando col fuoco fuori, così, e poi, puff, alla fine esce dal momento di pressione e lì tutto inizia a essere più calmo, non tranquillo è, e silenzioso. Com'è? Così, lo sai, perché anzi, se devo essere sincero, lo stress fisico è più nella parte finale del lancio, perché nella parte iniziale tutta questa energia, ed è vero che l'energia massiccia si scatena al lancio, perché sostanzialmente questa energia deve prendere questo veicolo che è ancora pesantissimo, perché ha tutto il carburante, ha tutti gli stadi, e lo deve portare fuori dall'atmosfera, che ha una dissipazione di energia incredibile per attrito e queste cose. Quindi tutta questa energia viene persa per portare su questa cosa e va relativamente piano. Ma una volta che esci dall'atmosfera e cadono i razzi quelli grossi, rimangono, diciamo, dei motorini, per modo di dire, sì, che però questa volta picchiano e non avendo più l'atmosfera attorno, l'accelerazione è molto forte. Difatti nelle parti finali sei praticamente spiattellato così, perché lì è lì che il razzo guadagna la maggior parte di velocità, no? Immaginati che parti a velocità zero e devi arrivare in orbita a 28.000, più o meno 28.000 km all'ora, no? Come lo chiamiamo noi, Mach 25. Interessante come quando tu parti 30 secondi dopo superi Mach 1 e dici ho superato il muro del suono, Mach esatto. 1, e gli istruttori ti dicono sì, solo che devi arrivare a Mach 25, quindi hold your horses, per dirla all'inglese, no? Tranquillo che ce n'è ancora di strada da fare. Ma quando sei andato su e hai visto la Terra la prima volta, hai sentito tipo gli angeli cantare, suonare, hai visto, cioè, che sensazione hai avuto? Come hai detto, era piatta, ecco, finalmente ho scoperto che è piatta. Hanno ragione, te era piatta, guarda, è piatta, hanno ragione. Ci hanno beccati, che cosa hai pensato? Ma no, allora, sì, quello di vedere la Terra da lassù per la prima volta è uno dei momenti
che uno si aspetta nella vita, voglio vedere la terra. Tant'è iconici. Vero che, io sono partito sotto non ci sono finestre, nel piano di sotto, e il mio compito, nello shuttle, il compito iniziale, cioè ognuno ha i suoi compiti, l'equipaggio di sotto sostanzialmente aiuta tutti gli altri a tirar fuori, a togliersi dalla tuta di lancio. È un po' un casino togliersi questa roba con tutto che vola. Devi trasformare questo razzo in navicella spaziale. Sono tante cose che devi fare, rimuovere i sedili, fare questo. Insomma, sono 3 o 4 ore di attività intensa. Tra l'altro, quello è il momento in cui il tuo corpo è più sbarellato, perché andare da una situazione di gravità a zero gravità, tutti gli anni di addestramento che hai fatto, non ti puoi preparare a fare questa cosa perché lo proverai solo lì. Devo dire che il corpo non si sente tanto bene all'inizio, quando le cose cominciano a volare via, non capisci più dov'è l'alto e il basso, la gente gira, non riesci a fare le cose, non riesci a stare veramente sbattacchiato, perché io qua sono fermo, anche se continuo a muovermi, ma sono fermo. Se fossi nello spazio sarei già rimbalzato in tutta la stanza, certo, 12 volte. Scusa Paolo se ti interrompo, hai detto dobbiamo togliere la tuta per il lancio, cioè hai una tuta ad hoc per il lancio? Sì, c'è una tuta, quella sullo shuttle si usava questa tuta arancione, tanto è vero che il nickname qua era la pumpkin suit, questa tuta arancione che è sostanzialmente una tuta, tra l'altro, che è stata cominciata a essere usata dopo il primo incidente dello shuttle del Challenger nel 1986, è una tuta stagna sostanzialmente, che ti permette di restare in vita nel caso ci sia una perdita di atmosfera, una perdita d'aria. Questa tuta diventa un po' il tuo bozzolo nel quale stai dentro, però è stagna, è chiusa, è difficile muoversi, i guanti, l'elmetto, queste cose. Quindi una volta che arrivi in orbita, che tutti i sistemi di bordo funzionano, che la tenuta stagna della navicella è garantita, questa tuta non ti serve, la togli, la metti via, la rimetterai su al rientro. E questa è un'operazione complessa, perché è fatta di diversi pezzi, non è facilissimo, c'è una cerniera dietro, entrare e uscire non è semplice, l'elmetto che si toglie. Insomma, io ero sotto a fare tutte queste cose, mi sentivo non benissimo e comunque andavo avanti, e 4 ore dopo ho detto, ragazzi, ma io voglio vedere la Terra. E allora ho chiesto a Scott, che era l'astronauta anziano che supervisionava tutto, ho detto, Scott, scusa un attimo, dammi 3 minuti, vado su, mi affaccio e torno giù. E mi dice, va bene, vai. E quindi sono salito sopra piano piano, le finestrelle sono più o meno grandi così sullo shuttle, mi sono affacciato alle finestrelle ed era... È stata una cosa veramente surrealista, perché sotto c'era questa terra rotonda. Rotonda. Bianca, sarà un'illusione ottica. Bianca, bianca e blu. Tra l'altro eravamo in un momento in cui il sole ce l'avevamo alle spalle, stava calando. Ma la cosa interessante è che vedevo attorno tutta una serie di stelle brillantissime attorno a noi. Che era quella la cosa che mi ha colpito. E ho detto, che Madonna, come sono brillanti le stelle, una cosa incredibile. Poi ho guardato un po' meglio e ho detto, ma non è possibile che alcune stelle sono tra noi e la coda dello shuttle, perché vedevo, cioè, quando guardi da queste finestre, guardi dietro e vedi la coda 30 metri più in là, per cui poi questi punti luminosi li vedevo e quindi non capivo, e quindi dico, ma cos'è sta roba? Cioè, com'è? E quindi ho chiesto a Scott, ho detto, Scott, cosa sono quelle cose? Ah, sono dei pezzettini di ghiaccio, perché quando arrivi in orbita ci sono questi pezzettini di ghiaccio che entrano in orbita con te, rimangono con te, poi si sciolgono e andranno via, probabilmente in un'orbita, nell'orbita dopo non ci saranno più. Ma il sole era proprio dietro e li illuminava, una sensazione incredibile, bellissima, di essere in un mondo, in un posto diverso. Quindi non ho goduto la Terra, ho goduto le stelle, che poi erano queste cose di ghiaccio. È difficile, non è facilissimo godere la Terra, devo dirti, vedere la Terra, perché la vedi in un modo veramente diverso, ti devi abituare. E dopo essere stato in orbita per una missione di lunga durata,
direi che cominci a vederla, a capirla, a sentirla dopo qualche settimana. Ti ci vuole un po' per ingranare perché la vedi in modo completamente diverso. Senti, in chat mi chiedono ovviamente la domanda di tutte le domande. Immaginati quale sia la principale domanda. Hai visto un alieno mentre eri lì? Hai visto anomalie? Aggiungerei, hai per caso visto Goldrake passare? Non lo so, insomma, però è una curiosità che tutti abbiamo. Diciamo, No, no. la distinguerei in due. Uno, se tu hai visto qualcosa, prima domanda. E due, che idea ti sei fatto? Perché insomma l'universo è tanto grande, quindi insomma saremo mica solo noi in tutto questo universitario universale. Ma allora io comincerei dicendo se ho visto degli extraterrestri. La Hai risposta è visto? assolutamente sì. Come sì? Beh, eravamo noi, eravamo in sette, eravamo extraterrestri. Quindi io vi è una battuta un po' così, ma in effetti è vero, noi eravamo extraterrestri. Se ho visto degli extraterrestri eccetto noi, la risposta è no. Purtroppo no, non ho visto niente di strano, a parte queste stelline che all'inizio mi hanno veramente confuso con quella cosa, ma per il resto non ho visto assolutamente niente. In effetti mi ero addestrato per fare il saluto nel caso che avesse invece niente, non è successo assolutamente niente. Quindi posso dire, senza nascondere niente, di non aver visto nessun UFO o UFI, plurale di UFO. Che poi tra l'altro è oggetto volante non identificato, non ho visto niente. Ma la seconda parte della tua domanda è: siamo soli nell'universo? E questa è una bella domanda. E per quanto mi riguarda, noi conosciamo niente dell'universo, no? Dico sempre ai ragazzi, quando faccio le presentazioni, voi immaginate di essere su una spiaggia e prendete un po' di sabbia e prendete un granello e lo guardate. Ecco, quello è quello che noi conosciamo, è la nostra terra, quello. E pensiamo che sia tutto lì, quando se ti guardi attorno, la terra è un granello di sabbia, tra tutti i granelli di sabbia, di tutte le spiagge, di tutti i deserti di questo mondo. È mai possibile che da qualche parte non ci sia qualche altra vita? A me viene da pensare di sì. Il Chiaro. problema sono le distanze, il problema è che noi non ci rendiamo conto che le distanze astronomiche sono per noi umani delle cose inimmaginabili, come il tempo. Ecco, noi misuriamo l'universo col tempo e le distanze che sono nostre da umani, però stiamo misurando delle cose che non ha senso. Cioè non, un anno, che cos'è un anno per la Terra? Certo. Quindi non, per l'universo, adesso non vorrei andare avanti, ma dico sempre, chiedo ai ragazzi, lo sapete qual è la stella più vicina al nostro Sole? In tutto questo coso è Proxima Centauri, che se dovessimo paragonarla a una delle nostre case, è praticamente la casa del tuo vicino, cioè esci dal tuo porta, c'è il pianerottolo e c'è la casa del tuo vicino. Ecco, quella è Proxima Centauri, per noi, perché non sto parlando delle case che sono in un altro Lontano. continente, sto parlando di quella casa lì nel tuo palazzo. Ecco, quella è Proxima Centauri. Proxima Centauri, se oggi potessimo viaggiare alla velocità della luce, 300.000 km al secondo, ci arriveremmo in 4 anni, 4,2 anni, cioè 10 anni per andare a tornare. Ma siccome alla velocità della luce non ci possiamo andare e le nostre navicelle comunque oggi vanno, che ne so, 30.000 km all'ora, lo sai quanto ci vorrebbe per uscire dal tuo Troppo. pianerottolo e andare a suonare il campanello di quello lì, Vai, dall'altra quanto? autostrada lì, quanto? Spara un numero. 200 anni. 200 anni. Ok, allora, voi che siete online, pensate a un numero, Ok, vai, sparate un numero e spara poi un lo. numero, quando hai finito di spararlo, allora pensa, no, 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 molto più grande lo devi fare, quindi 200 anni, no, 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 molto più grande, Qua hanno basta. detto 22 anni. Set, 20. set, no. 400 anni, 1000 anni. Allora, fermo, pensa a un numero, puoi farlo molto più grande, quando hai finito di farlo grande, 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 che sembra impossibile, moltiplicalo per 5. Quindi cos'era la cosa lì, cos'era? 1000 anni, giusto? Sì, Quella cioè, più grande?
Abbiamo anche un 200.000 anni. Federico Chinaglia arriva e spara un 200.000 anni. 200.000 anni. Ecco. Wow. Federico Chinaglia ci si è avvicinato. Ci vogliono circa, pochettino meno, di 200.000 anni. Porca miseria. Di viaggio per arrivare dalla casa del vicino. Se hai finito lo zucchero e vuoi solo prestare un po' di zucchero, sfiga. Mi si raffredda il caffè, mi dà un po' di zucchero e torno indietro 400.000 anni dopo e trovi il caffè fossilizzato. Cioè noi misuriamo l'universo con questa cosa, quindi ce ne vuole un sacco. Cambiare un po' di... Ascoltami Paolo, il buon vecchio Elon Musk con SpaceX ha rilanciato, no, il tema del viaggio multiplanetario, eccetera. Oltre a essere curioso sulla tua opinione su SpaceX, insomma, rispetto a quello che stanno facendo, o comunque, diciamo, questa nuovo interesse rispetto allo spazio, e l'argomento è... ok, se qualche sfiga arriva sulla Terra da qua ai prossimi anni, quantomeno avere un'opzione multiplanetaria. E allora ho visto, c'è lui, c'è Bezos con Blue Origin che stanno lavorando per creare qualche cosa, diciamo una qualche infrastruttura nello spazio, e la provocazione, o meglio l'ambizione di Musk è quella di dire: creo questa roba che ci può portare su Marte, cominciamo a creare un ambiente che possa essere in un qualche modo abitabile lì. Volevo la tua opinione in generale, ecco, su questa opzione, è una cosa possibile, non è possibile, e che idea ti sei fatto, ecco. No, devo dire che, l'idea di base che su questo mondo ci siamo, ma non è tutto qua, è un'idea importante. La realizzazione che questo mondo che ci accoglie è comunque una struttura, non dico labile, ma potrebbe cambiare. Si parla da tanto tempo della possibilità che un asteroide arrivi, impatti con la Terra e la cambi drasticamente. Sappiamo che molto probabilmente tanto tempo fa un asteroide ha cambiato drasticamente il mondo. Tutti gli animali grossi come i dinosauri non hanno potuto più sopravvivere, si è ricominciato da capo. Insomma, qualcosa di simile potrebbe esserci, tanto è vero che ci sono delle discussioni come fare in questa situazione. O per esempio un virus come quello di oggi. Certo. Immaginate un virus veramente, quello di oggi è cattivo, però insomma immaginate, sì, uno cattivo, cioè che non riusciamo a capire. Quindi insomma siamo qui e dobbiamo veramente tenere presente il fatto che dobbiamo guardarci attorno. Ultimamente parlando si è parlato di Tsiolkovsky, che era un autodidatta russo, addirittura nato nel 1857, che ancora prima del 1900 ha cominciato a formulare le prime teorie della missilistica, di queste cose così, uno dei padri del viaggio spaziale, che diceva qualcosa del tipo: la Terra è la nostra culla, ma uno non può stare per sempre nella sua culla, una cosa chiaro. Così e quindi niente, dovremo sicuramente cercare di capire come riuscire ad andare avanti nell'esplorazione. Ora Elon Musk, Jeff Bezos e tutti gli altri hanno sicuramente preso in mano la situazione in un certo senso e hanno cominciato a lavorare per questo obiettivo. L'obiettivo idealmente è quello di, non so, quello di Elon Musk, di andare su Marte. Siccome nessuno ce lo porta, allora mi costruisco io il mio razzo e vado da solo. Che è un'idea un po' balzana, ma questa è l'idea che poi lo porta a fare quello che sta facendo, piano piano a mettere assieme un tassello ogni giorno, orbita bassa terrestre, lanciatori pesanti, eccetera, 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 per arrivare lì. Io sono assolutamente d'accordo in questa visione del futuro. Dovremmo sicuramente continuare nell'esplorazione. Noi come esseri umani abbiamo questo motore, che è questa sete di conoscenza, questa incapacità di essere soddisfatti nel conoscere quello che ci sta attorno. Una volta che conosciamo una cosa, cerchiamo di conoscerne un'altra e andiamo avanti così. Siamo tutti esploratori, Monti, lo dico quando faccio le presentazioni alle scuole,
e dico: ragazzi, voi siete esploratori? E ti guardano un po' così dicendo: boh. Allora, esploricchio. Quanti di voi hanno fatto negli ultimi mesi qualcosa che i genitori gli hanno detto: non fare quella cosa che non ha senso, non va bene, non parla, lascia perdere, ti fai male? Con quanti l'hanno fatta? Tutti. Tutti, sostanzialmente. Io ho un bambino, adesso c'ha 6 anni, ma quando aveva 3 o 4 anni gli dicevo: allora Max, mi raccomando, andiamo a casa di amici, non saltare, non aprire, non disfare, non girare, non fare, non... lui mi guardava e mi faceva e poi arrivava lì e cosa faceva? Esattamente quello, perché certo, siamo programmati per fare così. Cioè, mai avete mai visto un bambino che si siede tranquillo, fermo e... no. Esatto. Perché... scusami Paolo, sto dicendo che sì, questo è uno dei tratti che ci ha portato a essere quelli che siamo oggi. Se non avessimo avuto questa forza, saremmo ancora nelle caverne, o ancora prima, dicendo: ma che bello, si sta benissimo in questa caverna, qual è il problema? Ma secondo te è fattibile che riusciamo da qua ai prossimi 50 anni, 100 anni, a colonizzare Marte o una roba del genere, o è fantascienza? Io non userei la parola colonizzare, perché colonizzare è un po' brutto. Cioè, sì, no, colonizzare nel senso che... rendere esatto, vivibile e poter fare un saltino. Leggere nel futuro è sempre difficile, perché mi viene da ridere pensando che quando ero ragazzino e si andava sulla Luna, dicevano: ah, tra 15 anni saremo su Marte. Certo. Dopodiché sono diventato un pochettino più vecchio, diciamo, attorno ai 30 anni, tra 15 anni saremo su Marte. Dopodiché sono diventato astronauta, tra 15 anni andremo su Marte. Adesso sono in pensione, tra 15 anni andremo su Marte. Cioè, siamo sempre tra 15 anni. Perché tra 15 anni? Perché non siamo mai partiti. Questo è un problema serio, è perché non siamo mai partiti. E sarà così tra 50 anni se non partiremo. Ma il nostro problema, come ti dicevo prima, Monti, è quello di guardare il futuro con i nostri occhi, no? E se uno già ti dice: cosa succederà tra 50 anni? Devi fare uno sforzo così incredibile, perché... Ma io direi: dove saremo tra 1000 anni? Cioè, dove saremo tra 2000 anni? Tu fai conto di essere un antico romano al Colosseo alle prese con un leone e ti fermi e dici: dove saremo tra 2000 anni? Avremo il cellulare? Avremo le auto? Certo. Avremo questo? Avremo quell'altro? Tra l'altro... immagino che l'antico romano si sentiva il dio del mondo, dicendo: noi sì che ci abbiamo l'acqua, ci abbiamo le fogne, ci abbiamo una società, eccetera. Lo eccetera, so eccetera. Io! E oggi noi, pensando a come vivevano questi, i ragazzi, ma qui era una cosa... Così come voi immaginate una situazione come questa 20 anni fa o 30 anni fa, saremmo stati tutti chiusi in casa, non avremmo potuto parlarci, e avremmo fatto i salti mortali, probabilmente saremmo stati bene lo stesso. Così come, se succederà una cosa così tra 30 anni, chissà che cosa avranno, il teletrasporto tra 30 anni, quindi andremo avanti e indietro e diranno: ah, nel 2020 hanno fatto quella cosa del coronavirus, ah, figurati. Quindi, ok, morale della favola: tra 50 anni non lo so, forse saremo lì ancora che diremo: tra 15 anni andremo su Marte. O forse no, o forse Elon Musk, forse Jeff Bezos, o forse il governo, perché dovrebbe essere... Io mi auguro che si cominci veramente... Ecco una cosa che vorrei dire, che il volo spaziale finalmente ci fa vedere come siamo assieme su questo pianeta. Da su non vedi i confini, vedi le notizie, ognuno che si guarda il proprio giardinetto pensando che se metto a posto il mio giardinetto per il resto va tutto bene. Non è proprio così, ce lo fa vedere il coronavirus, che non ha il passaporto, no, guardi, questo è il confine, qui mi faccio vedere, no, qui non c'è il visto, non può entrare. Non funziona proprio così, e dobbiamo, da un lato è bello, importante, necessario controllare il proprio giardino, ma dall'altro è anche necessario sapere che siamo tutti assieme, dobbiamo lavorare assieme. Ecco, io mi auspico che in futuro questa cosa dell'esplorazione diventi una missione umana, mondiale, e assieme, come umani, riusciamo a fare questa missione per andare su Marte, non a colonizzarlo, ad abitarlo, certo, a farlo diventare un altro pianeta, come... a darci un'altra opzione.
a darci una possibilità di sopravvivenza e da lì magari continuare. Ci sono, adesso abbiamo visto, una volta si diceva che pianeti come la Terra nell'universo non ce ne sono perché la Terra è speciale, le dimensioni del Sole, la distanza dal Sole, l'inclinazione. E adesso con questi satelliti ne abbiamo trovati 200, 300, oh. 500, che proviamo a sfare. Quindi andiamo su uno di questi. Impossibile oggi, ma ci arriveremo. Torniamo un secondo nella vita, nello spazio. Come funziona? Cioè, ti alzi la mattina, e non è che puoi fare la corsetta. Cioè, come funziona la routine nella vita, nello spazio? E per quanto sei stato tu? Ti alzi la mattina, leggi il giornale e poi... No, allora, io ho avuto la fortuna, beh, innanzitutto di riuscire a diventare astronauta e poi a volare tre volte. Una missione, la prima di corta durata sullo shuttle di 15 giorni, ma poi di nuovo sulla stazione spaziale, tra l'altro con i russi, un'altra cosa di quelle strane nella vita che tu dici non è possibile, non voleremo mai con i russi, con le navi alle russe, invece oggi anche gli americani, se devono andare nello spazio, devono andare, cioè quelle cose della storia che se uno ci pensa dice... Ma perché questo? Perché c'è questa necessità... russo-americano? Cerco di farla veloce, sì. Manti, per una serie di problemi organizzativi politici per cui portano un sistema a focalizzarsi troppo sull'immediato e non capiscono che in cose come nello spazio occorre avere una pianificazione a lungo termine. Perché se tu pensi solo a quello che succede domani, dopodomani, tra due o tre anni, ti trovi che a un certo punto cancelli lo shuttle, il programma shuttle, cosa che era probabilmente necessaria una volta che la stazione spaziale internazionale era stata completata, e però poi non hai un veicolo dopo, e tu pensi, sì, adesso nel giro di due o tre mesi facciamo un altro veicolo, e l'ultimo shuttle l'ho volato nel 2011, siamo nel 2020 e ancora non ci abbiamo veicolo. Cominceranno adesso, ecco, a giugno, adesso forse il primo veicolo commerciale, Elon Musk, ma 10 anni dopo, 10 anni, queste sono le problematiche. Quando dici, scusami Paolo, veicolo commerciale, significa che anche Richard Branson ho visto con Virgin Galactic, no? Che come funziona il veicolo commerciale? I veicoli commerciali, così come è definita dalla NASA, sono i veicoli che sono disegnati, costruiti, gestiti non dall'ente pubblico. Ah. Perché il veicolo come lo shuttle era costruito per la NASA, quindi la NASA era responsabile, dava certo dei sottocontratti, che ne so, la Boeing, la Lockheed, queste qua, ma insomma era un veicolo, diciamo, del governo e lo gestiva così. E invece adesso i veicoli, per esempio, sono di SpaceX, è SpaceX che lancia il veicolo, addirittura SpaceX avrà il suo astronauta là sopra, non è un astronauta della NASA che pilota un po', è un po' come, fai conto, una compagnia aerea, ecco, sì. Prima all'inizio le compagnie aeree erano solo le compagnie statali, con i veicoli, probabilmente c'era un pilota dell'aeronautica militare che volava su questa cosa, adesso invece una compagnia aerea c'ha i suoi aerei, sì. Che fa costruire come vuole lei, c'ha il suo pilota e suoi fa il passeggero. Questi sono i veicoli commerciali. I passeggeri saranno gli astronauti della NASA, paradossalmente. Ah. Interessante questa cosa. Nel caso di Elon Musk e Jeff Bezos, saranno quelli che si potranno permettere di pagare e andare nello spazio, i turisti spaziali. Ma il turista spaziale, poi scusami, torno alla giornata dentro alla navicella nello spazio o alle stazioni spaziali, il turista spaziale può viaggiare senza nessun tipo di preparazione? Ma no, allora coloro che disegnano i veicoli, in questo caso SpaceX o Blue Origin, definiranno quali sono i requisiti per un passeggero, tra virgolette. Immagino che saranno dei requisiti per cui dovrai, che ne so, fare un po' di addestramento. Mi immagino che ci sarà, che ne so, un mese di addestramento, se non altro per capire cosa toccare, cosa non toccare, tutto, non toccare niente, ma allo stesso tempo
allo stesso tempo per autogestirsi, per esempio, come mangiare, come dormire, come andare in bagno, ecco, cioè queste cose di base. È un po' come oggi su un aereo, quando sali su un aereo, la prima cosa che fanno prima di partire ti fanno il briefing. No, questa è la cintura di sicurezza, la maschera in caso di coso, il salvagente, se fate così, fate cosa. Ecco, quello sono i requisiti che la compagnia aerea ha stabilito, sono necessari per te per volare come cosa. Se sei seduto nella uscita d'emergenza, vengono, ti fanno vedere come aprire il posto. Certo, ecco, non fare il pirla. È una cosa più o meno così, ora è un pochettino più coinvolgente, un pochettino più complesso, ma più o meno più così. E secondo te, Paolo, quanto ci si mette a arrivare a un punto in cui io parto da Londra e vado in Nuova Zelanda con il mio viaggetto spaziale, ci metto 20 minuti e fine della storia? Beh, quello è un altro programma diverso dall'andare nello spazio, anche se usa più o meno gli stessi meccanismi, il volo supersonico transoceanico, dove invece di stare dentro l'atmosfera vai fuori dall'atmosfera, vai in orbita, o anzi non vai in orbita, vai in una parabola suborbitale e poi ritorni giù. Anche questo è una delle cose di quando ero bambino che diceva: ah, non vi preoccupate, adesso facciamo il Concorde, ma ci sarà tra 15 anni ci sarà un veicolo che ti porta a Tokyo in un quarto d'ora, sì, in mezz'ora e cose. Sì, è una delle cose che ancora non è stata sviluppata alla fine, perché in effetti ci sono delle problematiche non indifferenti con i materiali, con i motori, con il carburante. Cioè, guardate il Concorde, andava bene, ma consumava una quantità di carburante incredibile. Insomma, andava bene come veicolo iniziale, ma anche quello è stato mandato in pensione. Dovremmo fare dei passi avanti non indifferenti nel campo dei motori, ecco, dell'utilizzo dell'energia, oltre al fatto che sicuramente dobbiamo cercare di fare queste cose sporcando il meno l'ambiente. Tutte le volte che io faccio un volo intercontinentale, chiaro, mi viene da pensare che quell'aereo su cui sto volando probabilmente scarica nell'atmosfera l'equivalente di CO2 che tutti i romani, tanto per stare in tema, hanno prodotto nella loro civiltà. E io in 10 ore scarico la stessa cosa. Quanti aerei volano ogni giorno al mondo? Certo. Parliamo una quantità infinita, migliaia di aerei, quindi dobbiamo anche stare attenti e capire assolutamente quali sono i, tra l'altro, che dovremmo capire anche, perché comunque questi razzi che vanno su e giù, se dovessimo andare così anche loro, che impatto hanno, hanno un impatto che dovremmo capire. Torniamo alla vita nella navicella e nella stazione spaziale. Che tipo di vita e come siete preparati, come siete organizzati? Ovviamente in chat mi chiedono come fai ad andare in bagno, e quindi prima ce lo devi dire come fai ad andare in bagno. No, è interessante molto questa cosa, perché uno pensa: ah, che bello, faccio l'astronauta. Di fatto l'astronauta, per la NASA o per il sistema che ti manda su, è visto come la forza lavoro. Tu sei la forza lavoro della stazione. Tieni presente che la stazione è una casa laboratorio, la cosa principale è laboratorio, è un posto dove si possono fare delle cose che non si possono fare sulla Terra, altrimenti starei a terra, giustamente. Invece, fammi un esempio. Va bene, sulla stazione non c'è la forza di gravità o non si sente la forza di gravità, che è una cosa incredibile, non c'è nessun altro posto al mondo dove questo succede, e per via del fatto che non c'è la forza di gravità, che è come un elefante, è come se io in questa stanza qua avessi un elefante qui con me, no? Oh, che bello, ciao, buongiorno, Bumbo, come vanno le cose? Solo che io voglio vedere le formichine che ci sono lì, e c'ho questo elefante qua, allora voglio vedere le formichine, tira via l'elefante. Ecco, tu vai in orbita, ti salta via l'elefante gravità e vedi tutta una serie di piccole cose che ci sono importantissime, ma qui sulla Terra purtroppo non vedi perché c'è st'elefante in mezzo ai denti. Ok. Ecco, allora, per esempio, questa è una delle cose che riusciamo a fare. Questa cosa di poter lavorare per lungo tempo in un ambiente dove non si sente la forza di gravità
e sei completamente indisturbato, ti apre dal punto di vista di scienza, di ricerca, di capacità delle porte incredibili. E non si può ricreare sulla Terra un ambiente senza E non forze di si può gravità ricreare simile. sulla Terra, non abbiamo nessun modo fino adesso, spero che qualcuno ce la faccia, a fare in modo di rimuovere l'effetto della forza di gravità quando sei sulla Terra. Che da un lato va bene, perché noi, guarda che la forza di gravità ti aiuta a fare tante cose. Tu immagina cosa succederebbe adesso se non ci fosse la forza di gravità. Cioè, tu pensa, volerebbe via tutto, il microfono che se ne va, quello che gira, quell'altro, un casino. Ed è assolutamente sconvolgente. Ti devo dire che quando tu arrivi in orbita, c'è una battuta, all'inizio io non capivo, perché mi dicevano gli astronauti anziani al mio primo volo, attenzione che per quanto sveglio e intelligente sei, tu arrivi in orbita e il tuo quoziente di intelligenza si divide per tre. Cioè, praticamente sei stupido. Non è che tanto sei stupido, è che il tuo cervello è così perso nel cercare di capire cosa sta succedendo e fare le cose semplici come bere, come andare in bagno. Non è così ovvio, perché uno va in bagno e roba va dove va, lì non va dove devi andare. Siccome non è bello che vola in giro tutta sta roba, ci vuole Allenamento. di allenamento, queste cose così. Comunque, Giornata, ritornando al com'è discorso strutturata? che è Sì. questo laboratorio, la NASA o comunque gli enti spaziali vogliono sfruttare al massimo questo laboratorio e quindi hanno bisogno di tutta una serie di risorse. Le risorse sono, che ne so, l'acqua, l'ossigeno, gli esperimenti. Già è complesso fare in modo che tutto quello che serva perché per un esperimento arrivi lì e sia pronto in quel momento. E una delle risorse più complesse da ottenere è la forza lavoro astronauta. È interessante come il tuo tempo nello spazio è conteso tra tutti, perché se non ci sei tu che fai qualcosa non può essere fatto. E quindi il pianificare la giornata di un astronauta o di sei astronauti che lavorano in uno spazio molto ristretto con delle risorse limitate non è facile. Infatti c'è un team a Houston che prende i requisiti da tutto il mondo per fare gli esperimenti, le attività. Tra l'altro, tieni presente che non è che puoi fare esperimenti tutto il giorno, la casa la devi anche mantenere. Cioè, se ti si rompe il gabinetto, non è che dici, Houston, mi mandate l'idraulico, per favore. Indovinate chi fa l'idraulico. Cioè, tu devi fare anche tutto quello, devi essere in grado di fare tutto, qualsiasi cosa. Ecco perché ci vuole tanto tempo per essere addestrato, per andare su una stazione come astronauta professionista. Se sei turista, arrivi lì, ti fai le tue fotografie e te ne vai, ma se devi Finisce. gestire la stazione, devi... Ecco, è completamente diverso. Quindi la E forza scusa Paolo, lavoro... adesso ho perso il numero esatto, ma le persone astronauti che sono andati, diciamo, il numero di astronauti, persone che sono andate nello spazio era tipo, non so, 200, No, 300, non siamo so, attorno ai 500, 500. Nella 550. storia dell'uomo 500 persone sono andate nello spazio. Ok. E quindi questa gestione del tutta la stazione per fare in modo che tutto funzioni e tutto sia pronto per fare gli esperimenti. Quella è la ragione che vai su, mica per andare al gabinetto per guardare di sotto. Fai in modo che il tuo tempo sia gestito e centellinato in modo molto attento. I pianificatori fanno una pianificazione a 15 giorni, di solito, ti arriva una previsione abbastanza larga, 15 giorni, quel giorno lì farai questo esperimento, quell'altro esperimento, eccetera, eccetera, ma ogni giorno, alla sera, ti mandano la pianificazione precisa del giorno dopo, con questa linea, con dove sostanzialmente ogni minuto, ogni 5 minuti sono pianificati per fare una cosa. E quello che tu devi fare, di solito la giornata lavorativa comincia alle 7:30 di mattina, con tutto l'equipaggio che fa una call, una chiamata con i centri di controllo, si chiama briefing mattutino, si parla con i centri di controllo, dico allora oggi dovete fare questo, attenzione, questo, quell'altro, bla 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 bla, ogni centro di controllo, abbiamo un centro di controllo a Houston, ma c'è un centro di controllo a Mosca, un centro di controllo europeo a Monaco in Germania, c'è un centro di controllo a Tsukuba in Giappone. Altri centri di controllo negli Stati Uniti per il payload, ognuno dice la sua e dopodiché, parabam, cominci a lavorare, segui la tua pianificazione, ognuno deve stare attento a fare le sue cose perché se sbagli, se non è che puoi dire, ah, scusate, ho fatto un po' tardi, Ah. cioè,
Cioè cambiare la pianificazione giornaliera è un problema, ogni tanto capita che succede qualcosa, ma paradossalmente l'astronauta migliore, come lo dico io, non è quello che fa tutto velocemente, duro, è quello che segue la pianificazione senza fare errori e senza dover chiedere in continuazione Preciso. a Houston, ehi, ho fatto tardi, ho fatto presto, ho fatto questo, potete cambiare, perché ogni cambiamento in questa pianificazione causa delle complessità. E quindi questa è la E giornata. Tu la cominci giornata. alle 6 di mattina e vai avanti così brrr, C'è la fino pausetta a sette di pranzo? sera. Pausetta pranzo e pennica, niente. C'è la pausa pranzo. No, queste 12 ore di lavoro sono fatte in modo in cui fai tipo 8 ore o 9 ore di lavoro, più o meno, un'ora teoricamente di pausa pranzo e 2 ore circa di esercizio fisico, perché le Ah. apparecchiature per l'esercizio fisico in orbita sono poche e quindi bisogna essere pianificati, altrimenti qualcuno non fa esercizio che non va bene, lo devi fare tutti i giorni. Tutti i E giorni che esercizio fai? tutti i giorni abbiamo pianificate 2 ore, 2 ore e mezza, divise in due fasi, una fase di esercizio cardiovascolare, che potrebbe essere, cioè abbiamo una cyclette spaziale e un tapis roulant spaziale, quindi o fai uno o fai l'altro, di solito un'oretta di corsettina sul tapis roulant o sulla bicicletta, e poi c'è un'ora di esercizio resistivo, ovvero praticamente sollevamento pesi, che è un po' paradossale perché se un posto dove non c'è peso ti sollevi peso, ma insomma c'è un accrocco dalla NASA molto interessante che ti permette di fare un sollevamento pesi ed Perché è sennò importantissimo. c'è una riduzione della percentuale delle ossa o non, avevo letto qualche Sì, cosa del genere. Quando è rientri poi è un casino. importantissimo fare questo esercizio perché praticamente in assenza di gravità o quando non sei nello spazio, il corpo è assolutamente a riposo. Voi immaginate di sdraiarvi sul letto e di non muovermi per 6 mesi. Che cosa, quando vi alzate e andate in bagno dopo 6 mesi, che cosa succede? Allora lì occorre mantenere i muscoli, occorre farli funzionare, la circolazione, eccetera, eccetera, e in più, correttamente, devo dire, il corpo sente che non c'è più la forza di gravità e correttamente dice: ma perché ci abbiamo lo scheletro? Lo scheletro Wow. serve per contrastare la forza di gravità. Siccome non c'è la forza di gravità, non mi serve lo scheletro. Quindi non solo non lo rimetti a posto, perché noi in continuazione il nostro sistema mette a posto lo scheletro, cambia, non solo non lo rimette, ma comincia a smantellarlo. Difatti noi perdiamo calcio in orbita, che viene dallo scheletro, fino a 10 volte di più di una persona osteoporotica sulla Terra. Tra Pazzesco. l'altro, che permette agli scienziati di fare tutta una serie di esperimenti incredibili. Questo è uno degli esperimenti più importanti sulla stazione, del capire con questo processo dell'osteoporosi come Chiaro, chiaro. fare, quali sono i meccanismi, come fare a bloccarla. Alessandra Maierani ti chiede come si fa a fare tapis roulant, come fai a correre in assenza di gravità? In effetti. Alessandra è interessante. Alessandra, sì, in effetti, se tu dovresti mettere sul tapis roulant e cominci a correre, al primo passo dai una testata contro il soffitto e hai risolto la cosa. E abbiamo delle specie di cinghie elastiche che ti tengono schiacciato, con una specie di imbracatura che ti tengono schiacciato sul tapis roulant. Ed è interessante come tu puoi variare la tua spinta verso il basso. Teoricamente a terra sei spinto come se fosse il tuo peso, non so, io peso 90 kg, quindi è come dovrei mettere due elastici che mi tirano 90 kg, ma è molto, l'imbracatura ti fa male, queste cose così, e quindi vai un po' più leggero e vi garantisco che è bellissimo correre come io sono 90 kg e corro come se fossi 60-70 kg. Fighissimo, Oh, fighissimo. Madonna, cioè si corre benissimo, si corre così, dici, qua che bello, posso fare una maratona Vado. così, tu, 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 tu. Ed è molto bello. Massimiliano invece ti chiede se ti è capitato di ammalarti nello spazio e io in generale ti chiederei cosa succede se ti ammali, se stai lì e dici porca paletresso, sto male. Ma allora, direi che la stazione spaziale è uno di quei posti dove siamo fortunati, nel senso che normalmente non ci sono virus. Teoricamente teniamo la situazione batterica sotto controllo, anzi la teniamo sotto controllo ogni settimana,
vai a cercare, misurare per vedere se ci sono contaminazioni batteriche e una volta alla settimana, al sabato, pulisci tutta la stazione con le salviette disinfettanti, un po' come facciamo noi adesso, Certo, a dire la a casa, verità. è come col coronavirus a casa, esatto. No, no, non solo, ci sono altri paralleli. Per esempio, noi facciamo la quarantena prima di arrivare in orbita. Per 14 giorni, 2 settimane, vai al centro di lancio e sei in quarantena, come siamo noi a casa adesso, perché in questi giorni ci deve essere modo, se hai qualche virus che appaia e quindi si possa curare. Capita che uno arriva e poi c'ha raffreddore o c'ha un'influenza, queste cose così, e allo stesso tempo c'è l'isolamento, per cui quando tu arrivi al lancio non hai più nessuno di queste contaminazioni. Tenete presente che quando sei in orbita il sistema immunitario è depresso, per cui un virus in orbita, anche solo un raffreddore o un'influenza, sarebbe Uff. pesante per gli astronauti che E sono come igiene come fai? Scusi, giro delle domande. Questa è complessiva di molti. Cioè, come fai a fare? Fai la doccia? C'hai degli abiti autopulenti che la NASA si è inventata? Come funziona? Per l'igiene. È interessante come, ricordo ancora negli anni 80 addirittura di aver fatto da soggetto testante di una specie di doccia spaziale, che era una cosa incredibile, non funzionava un casino. E alla fine hanno deciso che lasciamo perdere, non si può fare, un'assenza di gravità non ha, e quello che facciamo adesso sostanzialmente, periodicamente, imbevi una salvietta di un liquido con una specie di sapone anche leggero e ti sfreghi con questo coso. E devo dire che sembra, oh Madonna, chissà che puzza, chissà che. Ma non è vero per niente. Cioè, non ho fatto la doccia per 6 mesi, mi sono lavato una volta alla settimana, un po' come, cioè, mi viene quasi da pensare come da bambino, cioè quando io ero bambino, ti Cosa? faccio esempio. Sono cresciuto in questa casa dove io e i miei fratelli facevamo il bagno una volta alla settimana nel mastello di plastica perché non ci avevamo il bagno, tra l'altro sempre nella stessa acqua, ci si cambiava noi, ma sempre nella stessa acqua, e andavamo benissimo. Quindi non lo so, forse è vero che oggi stiamo esagerando un po', nella questa ossessione di essere completamente puliti, perfetti, coso. Perfetto. E non so se siamo stati fatti, la nostra pelle va bene, cioè guardi in giro e non lo so, con più andiamo avanti, con più ci sono intolleranze, gente che ha problemi, come si chiamano? Vabbè, insomma, tornando a lì, sulla stazione, non c'è la doccia, ti pulisci così e non è che non sudi, quando fai esercizio fisico almeno una volta al giorno sei bagnato, sudato Ma completamente. Tra e l'altro, il sudore fa così come no, o no, sta no, attaccato? no, no, è interessante questa cosa, che il sudore ti sta attaccato addosso, per cui una cosa veramente interessante, questo l'ho scoperto dopo, se sei sul tapis roulant, una cosa che devi fare è di mettere un piccolo asciugamano vicino perché cominci a sudare e il sudore ti arriva negli occhi e ti copre gli occhi e brucia. Tra l'altro, quindi una delle cose che devi fare è avere cose e pulirti il sudore perché ti viene lì e non gronda sotto, ti rimane attaccato. Chiaro. E E quindi vabbè, quando è e dici finito, quando devi andare in bagno, come funziona? Che qua sarà 300 persone hanno fatto la va stessa bene, domanda. adesso lo dico. No, questo è interessante. I vestiti si bagnano completamente. Tu come fai? Non è che c'hai 400.000 vestiti Giusto. sulla stazione, non abbiamo la lavatrice per i vestiti. Quindi i vestiti continui a usare gli stessi. Allora prendi una maglietta tipo questa, quando hai finito di utilizzarla, che è bagnata, fradicia, l'appendi e il sistema di condizionamento della stazione sostanzialmente l'asciuga, il che vuol dire che l'acqua evapora, viene presa dal sistema di condizionamento e indovina un po' dove va questo sudore. Non lo so. Nel sistema di riciclo dell'acqua e ridiventa acqua potabile. Così come ridiventa acqua potabile l'urina. Ecco, allora siamo arrivati lì. Quindi tu continui a riutilizzare la stessa maglietta Però finché un mese dopo comincia a puzzare un po', se devo essere sincero, e allora la infatti, però butti via. scusa Paolo, la maglietta ci avrà un tessuto spaziale Sì, allora, particolare. inizialmente c'erano delle magliette
che erano state fatte con un tessuto particolare che aveva all'interno dei fili di argento. L'argento è uno sterilizzante e anche nei contenitori dell'acqua noi usiamo dell'argento per disinfettare l'acqua. E questo teoricamente abbatteva un po' la produzione di batteri. Ora invece le magliette che usiamo sono semplici, più o meno come questa, sono le stesse magliette che trovi nel supermercato, e le usiamo finché dopo un mese puzzano, devo essere sicuro. Okay. Allora, la prendi, la butti via, così come i vestiti. Secondo te in 6 mesi quante magliette, non quelle per fare educazione, per fare esercizio fisico, ma normali, quante polo ti danno? Secondo te, quante ne vorresti se dovessi stare 6 mesi? 6 mesi. Sulla stazione e non puoi cambiarti? Ma io una magliettina al giorno la prenderei, però sapendo che non posso cambiare una al giorno, non so, 10 al mese, te. Quindi 180 giorni, una maglietta da 6 mesi, 10-60 magliette. 60 magliette, allora. Sessantina, sì. 6. Ah, cioè, ti hanno tolto 1-0. Esatto. Vabbè, allora, okay. No, ma e sembra così, all'inizio tu dici no. Siete fuori di testa, certo. Non ce la farò mai, questa roba chissà che sporcizia, chissà che... Ma non è vero, non è assolutamente vero. L'odore dentro la stazione è pulito, perché il sistema di mantenimento della vita continua a far circolare aria e la pulisce in condensazione, come se avessi la finestra aperta, e ributta aria pulita, ossia, anzi, ogni tanto si sente l'odore... Ce l'hai presente quell'odore di pulito dopo un temporale, no? Sì. Ogni tanto sulla stazione si sente questo odore, perché l'aria viene pulita così. I bisogni, come faremo a fare i bisogni? Ma no, alla fine non è complicatissima la cosa, no? È quello che dicevo prima, noi siamo abituati qua che abbiamo un bagno dove cerchiamo di fare in modo che le cose, i nostri rifiuti vadano a finire, ogni tanto no, ma insomma, normalmente sì, e poi scarichiamo e vengono trattati in un modo, e più o meno il sistema è uguale sulla stazione. La forza di gravità aiuta molto sulla Terra, sulla stazione non c'è la forza di gravità, e quindi ci deve essere qualcosa che rifà quello che fa la forza di gravità. Il bagno sulla stazione è un pochettino più complicato, hanno diviso la parte liquida dalla parte solida, per cui abbiamo una specie di aspirapolvere, e quindi la parte liquida cerchi di farla lì dentro. Ma che pressione! Ma scusami, tu nella stazione, scusa l'ignoranza totale, ma sei sempre col tuo tutone sopra o giri tranquillo in pigiama? No, sulla stazione, dentro la stazione, il tutone lo metti solo per il lancio e il rientro. Sulla stazione l'ambiente è quello che gli americani chiamano short sleeve environment, cioè la temperatura, l'umidità è controllata attorno ai 20-22 gradi, in modo che tu possa stare con una maglietta e un paio di pantaloni. E basta. Ah, ok. Non c'è quindi bisogno di normale. Poi dipende, cioè uno di notte magari ti metti il pigiama, ma dipende da com'è, ma insomma, certo. È un posto normale dove la temperatura è costante attorno ai 20-22 gradi. Senti Paolo, peraltro stiamo parlando un sacco, dimmi tu quando devi scappare, scappi, insomma, magari facciamo ancora 10 minuti e poi ti lascio andare. Aspetta, fammi vedere perché avevo un altro appuntamento. Gosh, siamo andati lunghi, ti ho già rubato 1 ora e 13 minuti di questa giornata. Va bene, no, ma non è tanto questo. No, vabbè, ancora posso andare avanti ancora un po', finché non viene mia moglie. Dai, va bene, ti rubiamo ancora 5 minuti quando arriva a quarantenarti. Li sento di là che gioca. Anch'io sento i miei qua, ma ormai è autorizzato, col coronavirus c'è sempre il bambino urlante dietro, fa parte della diretta. No, il rientro invece... C'è mio figlio, scusa, c'è mio figlio, mia moglie ha avuto la brillante idea qualche anno fa di regalargli... C'aveva 4 anni e mezzo, un software per far volare gli aerei, ma di fatto davvero pilotare sull'iPad. E tra l'altro si arrabbiava come una iena perché non riusciva a farli atterrare. Ma non è una cosa così un gioco, cioè ci vuole proprio il carrello, i flap, poi le emergenze, queste cose qua. E quindi niente, adesso ha ritirato fuori questo gioco e giusto ieri intanto veniva: papà, non riesco a fare questa cosa. Io guardo il motore in fiamme, il coso, il temporale, ma come ti vede? E allora assieme facciamo questo. Adesso viene ogni tanto: papà, mi aiuti che non riesco. Va bene.
Scusa, ma questa cosa del bagno la finiamo? O... Sì, no, no, il bagno è detto, c'è il liquido, il solido, è ok, chiaro, e poi c'è il riciclo, viene riciclato. Esatto, il liquido, il solido, e quindi niente, devi solo stare attento a fare in modo di fare le cose dove vengono raccolte. Il liquido, no, questa è una cosa, adesso stiamo giocando così, ma è importante questa cosa perché la stazione è un esperimento di riciclo al massimo, perché portare risorse sulla stazione è complesso e quindi ti obbliga automaticamente a dover riutilizzare le cose nel miglior modo possibile. Quindi il sistema di mantenimento della vita, il sistema di riciclo sono dei gioielli tecnologici ad altissimo livello, perché devono essere fatti in modo che consumino il meno risorse possibili e ridiano indietro il maggior possibile. L'urina oggi viene catturata, condizionata, si mette nel sistema, riusciamo a rifar ritornare acqua, non è urina potabile, è acqua indistinguibile dall'acqua delle bottiglie che costa, non so, tra l'altro controllatissima, tra l'altro ogni giorno, ogni mattina noi abbiamo il controllo automatico che il sistema funziona correttamente, e ricicliamo fino all'85-87% dell'urina, che è una cosa molto alta. Buona parte di quell'urina poi che non si riesce a riciclare non viene buttata via, ma viene messa nel sistema di elettrolisi, perché comunque è sempre idrogeno e ossigeno. Il sistema di elettrolisi rompe le molecole, tira fuori l'ossigeno, e l'ossigeno che non puoi bere lo respiri, cioè lo butta nell'aria, anche quello fa parte di tutto il sistema. Quindi la stazione è veramente importante. Ora scherziamo sull'urina, certo, su quell'altro, però insomma è importante notare anche questa cosa. E poi riesci a dormire tranquillamente? Io ad esempio avrei paura che un oggetto ci arrivi contro, lì tutti i satelliti, si dice sempre, ecco, c'è tutta la spazzatura nello spazio, e quindi ti piglia dentro una roba e tu sei lì tranquillo a ronfare. Come funziona quando devi addormentarti? Non è che se ti becca di giorno cambia molto. No, è vero. Hai ragione, però di giorno sì, che venga di giorno. Sì. No, però di giorno, pensavo, capito, al film quello lì con George Clooney, di giorno lo vedi e tu puoi dire, vai, gira a sinistra, evitalo di qua, capito? Sì, di notte stai dormendo, no. È fine. Sì, no, vabbè. No, beh, è il problema dei detriti spaziali, sia di origine umana, e ce ne sono tantissimi, migliaia, che di origine spaziale, perché non è che lo spazio sia estremamente pulito, no? Ci sono meteoriti che vanno e vengono a tutto spiano. È interessante, tra l'altro, che se tu sei sulla stazione e guardi sotto, c'è il finestrone, indovina dove li vedi i meteoriti? Dove li vedi? Sotto i tuoi piedi. Cioè i meteoriti ti passano sotto e vedi i meteoriti zoom, che non ti passano sotto, mamma mia, e vanno a schiantarsi nell'atmosfera. Quindi vedi i meteoriti sotto, non sopra. È interessante questa cosa. Per cui non li vedi finché non entrano nell'atmosfera e si incendiano, per cui quanti ce ne sono in giro. Ma guarda che ci sono tonnellate e tonnellate e tonnellate di materiale cosmico che rientrano sulla Terra in continuazione, quindi non è che... Comunque, però scusami, questo... la NASA da sotto ti dirà, Paolo, attenzione, che sta arrivando 10 secondi al contatto, ti danno tutte le informazioni, no? No, per quanto riguarda i detriti spaziali di produzione umana, è un po' che si sa che questo è un problema, e c'è un sistema a terra per cui con il radar controllano questi detriti, derivano l'equazione del detrito, perché non è che puoi vederlo sempre, e poi dei supercomputer computano quella che è la loro orbita. E allora il supercomputer sa dov'è la stazione, dov'è il detrito, e non puoi essere così preciso, per cui, che ne so, mettono la stazione dentro un cubo di 10 km per 5, il detrito dentro un cubo di un chilometro per chilometro, e poi vedono se questi cubi o questi parallelepipedi si intersecano, allora il computer dà l'allarme. Di solito ce l'hai un giorno prima, un paio di giorni prima. Si chiamano congiunzioni o conjunctions in inglese. Se arriva l'allarme in tempo, spostano la stazione.
la stazione può essere spostata, non è che puoi fare 3-3-3, puoi alzare leggermente la quota in modo che i due parallelepipedi non si intersecano. Se è troppo tardi, perché capita ogni tanto che all'ultimo secondo ti dicono ah, il supercomputer ha evidenziato questa possibile collisione, non c'è più modo di spostare la stazione, allora ti fanno fare quello che si chiama shelter in place, vuol dire che ti fanno interrompere temporaneamente le attività per quel periodo, quel quarto d'ora previsto di questa congiunzione, entri nella tua navicella di rientro, la Soyuz, non perché sia particolarmente resistente, ma perché è il posto più piccolo che puoi chiudere, poi sai, ti vede, ti becca un detrito lì, è andata. Era così. Però insomma, il posto più piccolo che puoi chiudere, nel caso il detrito arrivi sulla stazione, ti stacchi dalla Soyuz e rientri. La stazione è coperta di uno schermo, cioè uno schermo particolare contro o che potrebbe ripararti dai micrometeoriti, perché comunque se uno guarda fuori vede buchini di qui e di là, su giù, ma non è mai successo in questi 20 anni di vita sulla stazione che un meteorite, un micrometeorite riuscisse a penetrare il muro della stazione. Tra l'altro, lo sai quant'è, Monti, lo spessore di una corazza d'acciaio di un carro armato? No. Diciamo così, a spanne, una 20 centimetri di acciaio, okay? Ecco, quanto pensi che sia il muro della stazione spaziale? No, non dirmi un centimetro così, che mi viene l'angoscia già solo a pensarci. Per fatto, non ti posso dire che è un centimetro, sono 3 millimetri. 3 millimetri d'alluminio. È più o meno ma sono fuori il te, doppio ma, o il triplo. Cioè... Io adesso di una lamerina di una macchina. No, metto giù con te, chiamo la NASA e dico ragazzi, siete fuori testa, mettiamo più centimetri lì. Ma no, mamma no mia. Perché non serve a niente, non serve assolutamente a niente, e non solo, tu immagini quanto peserebbe la stazione, cioè non è tecnicamente fattibile e possibile. Quindi c'è uno schermo che è stato tra l'altro disegnato usando un po' le metodologie che sono state utilizzate per gli schermi attivi delle protezioni dei carri armati, e questo schermo fa in modo di rompere il detrito appena arriva vicino, in modo che quando arriva sui 3 mm del muro della stazione non riesce a perforarlo. E fino Capito. Adesso funziona. Ha funzionato. Certo, se ti viene addosso allora, in uno dei filmati che ho fatto quando ero in orbita, a un certo punto ho visto un meteorite grosso che è passato non lontanissimo da noi. E quando ho chiesto di fare un'analisi di questo meteorite, mi hanno detto che era probabilmente qualcosa di un metro di diametro e che se avesse preso la stazione, probabilmente l'avrebbe vaporizzata istantaneamente. Porca quindi, miseria. Questa è una possibilità, lo sappiamo, è una possibilità, ma fino adesso non è mai successo. Non si è verificata. E qual è Lupo Strafatto, che non è un alieno ma è un nickname, su Twitch ti chiede, quale o magari è un alieno, strafatto di meteoriti, qual è il problema peggiore che sia mai successo a Paolo nello spazio? Problema peggiore che mi sia mai successo, ma dipende da come uno lo vede, non lo so, per quanto mi riguarda come astronauta uno dei problemi peggiori è che quando sono arrivato in orbita e tipo 10 giorni dopo mi hanno dato da fare una cosa complessa, anche non dico pericolosa ma complessa che poteva causare dei danni, e io mi sono messo a farla tutto concentrato e ho fatto un errore. Ah. E ho pensato no, e ho dovuto tra virgolette confessare a Houston, perché questo non è che tu dici oh io non c'entro, aspetta no. Io non sono stato io, è stato un altro, per cui ho confessato a Houston di aver fatto questa cosa, e Houston ha detto ah vabbè va bene, allora aspetta un attimo, e mi hanno ripulito la mia attività per rifarmi fare questa cosa, e quindi ho detto allora attenzione, rifalla, ma stai attento, che sì, mi sono messo 3 ore, ho rifatto tutto, quando ho finito mi sono accorto di averla fatta sbagliata una seconda volta. Ah. Volevo morire. Ho pensato, adesso questi mandano una navicella speciale, no? Sento ding dong. E ti espellono. Nespoli, scusi, può venire qua un attimo? Si siede lì che... e ti portano giù. Ecco, quello è una delle cose peggiori. Però poi ho capito che era più o meno normale.
Cioè, è normale questa cosa che ti dicono che la tua testa si incasina, per cui ti ci vuole un attimo di tempo per Ad ingranare. È adattarti. normale che il sistema sa che farai degli errori. Quello che devi fare, scusa, finisco, quello che devi fare è fare in modo di cambiare. Ci vogliono 3, 4, 5, 6 settimane. Quando cambi, diventi un extraterrestre, allora sì che fai le cose fuori dal mondo. Sei Ma ci abituato. sono dei momenti peggiori, forse il momento peggiore, se devo essere sincero, ma è una cosa di carattere psicologico, è quando ero in orbita ed è venuta a mancare mia madre. Ah, E quello è un momento pesantissimo, e mi immagino a quanti oggi sono chiusi nelle loro case e hanno la fortuna di avere i propri cari vicino, ma molti non hanno questa fortuna. E a me è successo che mia madre, che stava benissimo, tra l'altro, improvvisamente comincia a sentirsi male e muore mentre sono in orbita. E devo dire che all'inizio è stata una cosa veramente pesante, perché la perdita di un genitore è una cosa che normalmente ti sconvolge la certo. vita. Se poi ti senti così lontano, ti senti impotente, è ancora peggio. Devo dire che mi ci è voluto un po' per assimilare questa cosa, ma io ho pensato dicendo: non è tanto il fatto che mia madre muore e io non ci sono. Il problema è il senso della vita, è il senso di noi che viviamo, di questa vita, che facciamo tutte queste cose e poi improvvisamente spariamo e non ci siamo. Ero contento del fatto che mia madre avesse avuto me come figlio e che ha gestito la sua vita, ed è sempre il mistero della Chiaro, vita alla fine. chiaro. Ti chiudiamo sul rientro, ecco, così chiudiamo metaforicamente, diciamo, questo viaggio spaziale. E quando poi devi rientrare, come funziona e com'è il rientro a terra? Perché mi immagino che quando arrivi non è che atterri e dici, ragazzi, che adesso a posto, vado a casa e ci rivediamo alla prossima, prossimo giro, datemi un colpo di telefono. Sì, rientro è uno di quei momenti drammatici, tra virgolette, perché paradossalmente nello spazio, cioè i due momenti dinamici, estremamente dinamici, sono il lancio e il rientro. Il pezzo nel mezzo è un momento di calma, di tranquillità, di pace, di dove diventi un extraterrestre, dove sei leggero, dove non c'è nessuno, cioè è incredibile. Poi invece il brutale del lancio, il rientro è ancora peggio, perché vi garantisco che quando diventi etereo, perché diventi così quando sei in assenza di gravità, e mi auguro che tutti possano provare questa cosa in futuro, perché è una cosa veramente incredibile, dove non senti più il tuo corpo e sei quasi l'anima che viaggia, rientri nella navicella e improvvisamente non solo risenti la forza di gravità, ma la risenti 4-5 volte di più, ancora peggio. Certo. Senti questo elefante che ti si siede sopra e tu dici: ah, non lo voglio l'elefante, tiratelo via. Non c'è niente da fare. Ti devi abituare a riconvivere con questo elefante che ti tiene schiacciato per terra, ma io voglio andare lassù. No, giù per terra. E quindi è così. Devo dire che il rientro sullo shuttle è un po' più benigno, un po' più quasi da aereo, così. Il rientro sulla navicella russa Soyuz è un po' più medioevale, Ah. la destinazione del collega americano. Rientro un po' medioevale, dove succedono una serie di cose in continuazione, di eventi catastrofici uno dietro l'altro. Siamo morti, ecco, siamo Ma morti. tipo No, non siamo ancora morti. che cosa succede? Ma che ne so, la navicella si stacca dalla stazione, sei in questa cosa di pace, poi improvvisamente si deve dividere, i pezzi si devono dividere, perché solo nella parte centrale dove tu sei chiuso dentro in questo bozzolo è quella che si salva, il resto si disintegra, quindi ti devi staccare. E come fanno i russi per fare in modo che i meccanismi funzionino nello staccarsi? Usano dei meccanismi esplosivi. Tu sei dentro questa cosa e attorno a te ci sono esplosioni in continuazione che sfrangiano questi bulloni, i cavi, le cose. Per cui tu sei dentro e dici: cosa? È come se, cioè, ti sembra, a me sembrava che ci fosse qualcuno fuori. Sei presente una di quelle mazze
da costruzione, quelle belle Sì. mazzettone. Ecco, sembra che ci sia qualcuno fuori che Continua a martellare. e tu dici, ragazzi, ma cosa sta succedendo? Dopodiché entri nell'atmosfera e cominci a frenare, per cui c'è questo elefante che ti viene addosso. Ma immagina di essere dentro una fiamma ossidrica, cioè la tua navicella Ah. viene completamente avvolta da una fiamma ossidrica e ci sono queste decelerazioni brutali, per cui lì è. Dopodiché, quando finalmente finisce, si apre il paracadute. L'apertura del paracadute è uno di quei momenti dove succede di tutto di più. È una cosa violentissima perché poi la navicella comincia così, tu sei dentro questa navicella che stai andando dappertutto. Ah. Nella descrizione del mio collega Scott Kelly, quando capisci che non ti ammazza, è anche simpatico, ma prima devi capire che non ti ammazza, perché all'inizio è così violento. Ma pensavo che il paracadute quando si apre, fine, stai lì tranquillo e scendi giù. No, il problema è che è una navicella che pesa diverse tonnellate, quindi non è che può uscire il paracadute, se uscisse il paracadute, esploderebbe perché deve passare da, che ne so, 200 km all'ora a 3 km all'ora. E tu immagina l'energia che deve essere dissipata. Quindi non c'è un paracadute che esce e si apre, è una sequenza di paracadute e ogni paracadute che esce. Giusto, giusto. Poi si stacca prima che esploda e esce un altro paracadute e poi si e ognuno di questi tu sei dentro. Tra l'altro sono due sequenze, tra l'altro poi si ferma per qualche secondo, riprende un'altra sequenza e io non mi sono ricordato che erano due le sequenze. Tu sei dentro rigido così che quando si ferma dici, meno male che si è fermata, è partita la seconda sequenza, la prima missione, è partita la seconda sequenza e ho dato una testata contro la parete che è qua. Boom! Ah! Di nuovo. Poi la navicella, quando finalmente si apre l'ultimo paracadute, la navicella continua a sballottare, no? Perché se tu attaccata al paracadute, la navicella fa così, perché a te ti viene il mal di mare e allora i russi hanno pensato una cosa intelligente, che per stabilizzare questa navicella fanno partire dei razzi attorno e la fanno girare. Per Ah, cui quindi tipo centrifuga. stabilizzano le oscillazioni con la centrifuga, che è bellissimo, perché tu non oscilli più, ma centrifughi adesso. Ma il ritorno è un incubo, cioè il ritorno è molto peggio della È partenza, molto allora. peggio. Dopodiché finalmente si è appeso sto paracadute, sei sdraiato dentro e c'è l'ultima fase, che è quello che i russi chiamano l'atterraggio morbido. Ora, l'atterraggio morbido è l'impatto tra te dentro la tua navicella e il terreno. Ora, ci sono due modi per atterrare, no? C'è la navicella che scende a terra, bam, così, o la navicella che scende, bam, bri bim, bri bom, bri bim, bala bam, blu bum, e comincia a rotolare per la steppa russa, no? E quindi anche tu sei dentro. Io ho avuto la fortuna o sfortuna, non si sa, di atterrare 2 volte, ma è bella solida, no? È l'equivalente di un, lo descrivo come un frontale in autostrada tra Porca tu miseria. che sei in un'utilitaria e un tir che ti viene addosso dall'altra parte. No? Per cui, boom! Ecco, quella è l'equivalente di energia. Certo, c'hai la cintura di sicurezza, l'airbag, lì c'è un po' di cose, ma è sempre un frontale, in cosa tra l'altro non lo sai esattamente quando più o meno ci sarà. Ci sono di solito gli elicotteri che girano attorno e ti dicono attenzione 500 metri, 400 metri, Ah. Ah, prepararsi all'impatto e in quel momento lì tu sei sdraiato, devi mettere la spina dorsale il più allineata possibile con la sedia perché se c'hai la spina dorsale così si spacca, quindi devi stare piatto e poi ti dicono, bella perché io ho chiesto agli istruttori, devo mi sta essere sudando le rigido? mani solamente ascoltarti, ma come hai fatto a fare sta No, roba? dice, chiedo all'istruttore, devo essere rigido dentro o Ok. devo essere rilassato sul corpo? E gli istruttori guardano e dicono, a metà. Ok, perfetto, ho capito subito. Ho capito. Ti dicono per esempio di prendere tutte le cose che hai in mano, il materiale che hai in mano e di tenerlo così. Attenzione ai gomiti, tenerli dentro perché se il gomito è appoggiato sulla parte di metallo, c'è caso che te lo spacchi. Quindi atterra lì dentro, bello così, aspetti l'atterraggio, non si parla, non puoi più parlare,
Perché se stai parlando e c'è la lingua in mezzo ai denti, tu Porca immagini miseria. che cosa succede. Quindi stai così, aspetti questo boom. E vabbè, va bene. Quando ho osato dire a uno degli istruttori russo, che mi ha chiesto come è andato l'atterraggio, gli ho detto alla faccia dell'atterraggio morbido. Quello mi ha guardato e mi fa, sei vivo? E allora era morbido. Era E morto. infatti, devo essere sincero, in effetti è corretto, sei vivo, per miracolo, Però ma sei immagino ci vivo. saranno anche un sacco di infortuni quando esci di quello che si è spaccato di. Ultimamente no, non c'è stato qualche infortunio precedentemente, roba che si stacca dentro una navicella che ti viene addosso, o gente che non così, qualcuno che si è spaccato i denti. Ok. Per cui, però insomma, ultimamente siamo addestrati abbastanza perché non so di nessuno che E faccia quando poi esci dalla navicella e ritorno alla vita normale, che come funziona? quando ti tirano fuori, perché tu pensa un po' a camminare lì. Cioè, ci sono Ah. alcuni che sono incredibilmente lì è un po' boh, non si è ancora capita com'è la storia. Alcuni soffrono pesantemente, alcuni meno. Leggevo giusto nel 1995 un cosmonauta russo Polyakov ha fatto il record che ancora oggi è di una missione continua nello spazio. È stato 14 mesi ininterrotti sulla stazione spaziale Mir. Tra l'altro, in condizioni di isolamento molto, ma molto peggiori di quelle che sono adesso sulla stazione spaziale internazionale, dove abbiamo film, libri, collegamento telefonico, internet, posta elettronica, Alla abbiamo di grande. tutto di più. Lì erano sulla Mir isolato. Voi immaginate isolato Incredibile. per 14 mesi facendo anche poco, avendo poco da fare, tra l'altro. Allora, leggevo un rapporto, è atterrato, tra l'altro ho visto una foto, lui appena atterrato, io lo so che io ero morto così, non riuscivo manco a alzare sopracciglio, pensa un po', lui invece era bello arzillo così, si è alzato ed è andato verso l'elicottero da solo, che è una cosa fuori dal mondo, io ci ho messo 3 giorni a camminare, cioè voglio dire, non stavo malissimo quando sono sceso dallo shuttle, 15 giorni di missione, quello si è fatto un anno e 2 mesi, 15 giorni di missione, non sono stato in grado di camminare fino alla mattina dopo, per Quindi ti dire. estraggono, ti Mi estraggono, trascinano, ti mettono su no, una barella, qualcosa. sì, c'è una specie di sedia dove sei mezzo sdraiato, ti prendono i primi parametri. Per vedere se sei a posto, pressione, ossigeno, queste cose così, ti danno qualche momento così, di solito ti danno un telefono satellitare così puoi chiamare i tuoi e dire sto bene, tutto a posto, Sono eccetera, vivo. eccetera, questo collegamento così, e poi immediatamente ti portano in una tenda medica perché subito bodobon, 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 ti massacrano di esperimenti, ci sono tutta una serie di esperimenti, di cose che devi fare, un'oretta, un'oretta e mezza dentro questa tenda medica Ma dove ti dai. tolgono la tuta di volo e cominci a fare tutti gli esperimenti, dopodiché ti portano a un elicottero, perché sei nella steppa del Kazaki e stai in mezzo a niente, e ti fai questa oretta e mezza in questo elicotterone russo, arrivi all'aeroporto più vicino, nel nostro caso era Karaganda, in Kazakistan, lì c'è un aereo della NASA, ti mettono sull'aereo della NASA e ti fai 20 ore di volo e torni. Questo rientro dallo spazio. Pazzesco, pazzesco. Paolo, senti, mi devo fermare qua perché abbiamo parlato un sacco, parlerei degli anni con te, sei straordinario, ti faccio davvero i miei più clamorosi complimenti, spero di incontrarti in persona post-coronavirus. Monti, grazie a te, grazie di questa opportunità. Brighton, Houston, con il mondo. Oramai noi arriviamo in tutto il mondo, quindi grazie dell'opportunità, grazie di avermi permesso di rinfrescare un po' queste memorie con voi. Grazie a tutti quelli che hanno fatto le domande e ci risentiremo. Ti ringrazio tantissimo. Ciao e bocca al lupo per tutto. Ciao Ciao, 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 ciao. a presto.